Sonia Campo. Una fete in tuna, ma proprio della peggiore specie. Per dirti a te, la contessa vicino a lei era una croce rossina. Cosa fece Sonia per incastrare Alberto? Si fece mettere incinta. Si era addirittura venduta il figlio, capito? Ora, non che il padre fosse chissà quale stinco di santo, però per fortuna alla fine il bambino capitò in mani migliori. Alberto, tuo figlio è Valentino, il bambino che hanno adottato i Bocci. Valentino, scusami. Giulia, ma che hai? Non c'è tempo. Cerca di capire. Abbiamo fatto cose che... Sai quello che fai. Tu adesso mi ridai Gianluca. Mio figlio. Mio figlio, è chiaro? E subito. E già hai fatto molta strada dall'ultima volta che ti ho visto. Mi domando dove vuoi arrivare. Tutto quello che ho fatto nelle imprese l'ho fatto per Alberto, per il suo bene. Beh, allora, non hai niente da temere. E soprattutto non c'è bisogno che usi mio nipote per fare colpo su di me. So che tipo sei, Sonia. E ti avverto, certi giochi con me non funzionano. Raffaele, stai al posto tuo, eh? Sto posto. Che oggi proprio non è cosa, mi hanno appena rubato la macchina d'Alberto. La macchina dell'avvocato? Ma dove? Dietro al palazzo? No, Fred Vulcano, in un minuto. Fred Vulcano, in un minuto. Non si agiti così. Certe emozioni violente possono far male alla sua età. È vero, hai ragione. E per questo non dovrei sprecare il tempo che mi resta con un verme come te. Mi conosci poco, cocchina. Non perdo mai la speranza, io. E allora mentre aspetta potrebbe tornarsene in Argentina. Le mandri staranno in pensiero. No, resterò ancora un po' a Napoli. Sono altre le vacche che mi interessa marchiare a fuoco. Ora sei tu il nuovo Conte Palladini. Eh già, penso che sia così. E se tu vuoi tenerti il lavoro, ti consiglio, mia cara, di non usare mai più quel tono e di andare immediatamente di sopra, chiaro? È quello che stavo facendo, contessa. C'è proprio molto lavoro da fare, sai? Ah, mio Dio, ce l'immaginiamo. Non so come puoi tenere testa a tutto quel da fare. Pensare che lo fai da 25 anni. Penso che darò uno sguardo alla posta. Anzi, ti sarei molto grata se tu non ti facessi vedere mai più. Mi dispiace deluderla, signora, ma credo che... Credo che tu voglia dire signora contessa. Adesso ci penso io, a te non ti preoccupare. T'ho portate le polpette con l'uvetta dentro. Signora. La parmigiana di melenzane. Signora. E poi t'ho portato pure il di friarillo. Signora. Però... sono bollito e tu hai tenuto sempre una cosa di pancia, mamma. Signora, che c'è? Il suo bambino qua, un creatura, non può mangiare cibi solidi. Deve ancora canalizzare. Io ho capito, che strillata a fare? E mo la mia parmigiana di melenzane è solida. Ah sì, che la si squaglia in bocca, mamma. Ancora lei? Alta, Bruno, un po' ambigua, come piace a me. Ma cosa scusi? Cosa fai? Prima mi attiri del bando degli uomini e poi ti vergogni. Ma dai, non c'è niente di male. Ma cosa hai capito? Ma lo sai che mi ha detto? E le fantasie stanno sbagliate così. E mio socio, ma cosa fai? Ma ci vuoi? Ecco fatto. Sei contento? No, ma allora prima non l'avevi presa? No, non l'avevo presa. Sei sicura? Guido, ma che te ne frega? Al limite ne ho prese due. Speriamo che non è come nell'algebra. Perché c'entriamo l'algebra? No, è perché, scusa, quella la pillola è anticoncezionale. Beh? Quindi segno meno, cioè annulla il concepimento. E allora? Quello che mi ricordo io nell'algebra, no, meno per meno fa più, quindi anticoncezionale favorirà il concepimento. Guido, guardami, ma tu l'amore con me lo vuoi fare o no? E che è sta schifezza? Abbondare con i fiori, abbondare! Forza. Oh, questa è proprio una nazista, se continua così non la sposo. La mia ragazza è il mio migliore amico. Oh, in amore non esistono certezze, bravo. Aspetta, Guido, non è come tu credi. Volevi un rapporto libero? Abbraccio, abbraccio. Sono forte, 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 forte. Mami, quando finisce questa pausa pranzo? Che ne so, quando posso mangiare salsa, ci dovrei neanche si deve finire questa tormenta. Sì, ma non qui. E dove? Aspetta, ma sono tatuaggio? Ma tu non sei Caterina? E beh, che ti importa? Come che mi importa? Tu sei Paola, e tu fino a un momento fa stavi con il mio amico Dario, adesso stai... E adesso sono qui con te, allora? Qual è il problema?
Ha ragione mia sorella, meglio Dario. Ah, Paola, Caterina ha detto questo? Sì, e ha anche detto che con te non si combina niente, e aveva ragione. Ciao. Amica, ti ho detto, arrivo subito. Ma che devi fare? Niente, vai. Insomma, è proprio destino che quest'anno me lo debba insegnare tu l'inglese, eh? Perché non ti fa piacere? E vi siete solamente baciati o è successo qualcos'altro? C'è dell'altro che devi sapere, Stefi. Io e Giorgio abbiamo... Avete? Abbiamo fatto l'amore. Che c'è, Diego? Diego, fai un bel respiro profondo, sopra. Aiuti, Mario, chiama qualcuno. Dottore! Guarda, lo lasci per me. Cosa dico? Dottore, cosa succede? Che facciamo? Non si può. La medicina farà l'effetto, questo è un giorno. Ma che minuto, lo vedi che non respira? Stia calmo, stia calmo. Dico a papà, ti porto in ospedale, vieni. Dai, fammi una mano, aiutami. Fateci la. Però ho già capito che prove così me ne aspettano tante nella vita. Tu ce la soffri, figlio mio. Tu c'è la strada spianata. Farai strada nella vita. Allora posso fare il pilota. Forse il medico è meglio. Il medico? Veramente fai? Dici sul serio? Sì, dico abbastanza sul serio. Ci ho pensato, l'idea non mi dispiace. Porca miseria, quando lo viene a sapere tua mamma, ma ti rendi conto? Il figlio medico, quello metti i cartelli per tutta la... Lo dico io che c'ha. Ha perso la testa per qualcuno, è così? È quel ragazzo che frequentava Angela. A chi? Maurizio l'architetto. Hai capito? A Giulia gli piace la carne giovane. Oh, non ti permettere, sai? È mia sorella. Si è dimenticato io quando scommettivo sui cani. Non sono finito in mano agli usurai. Scusate tanto, io ho fatto tardi perché Gianluca non si voleva addormentare. Teresa, ma sei splendida! Oh, grazie! Teresa, complimenti, complimenti, ma di quelli proprio sei, guarda come hai fatto a fare il tenerone tutto rosso. Oh, anche se io l'ho già provato con mia figlia Elisa, si è diplomata a Los Angeles l'anno scorso, non so se mi spieghi, eh? Brava! Poi Los Angeles fanno le cose in grande, a me mi dispiace non essere andato lì. Fanno erbellini, cappelli, tutta una cerimonia bellissima. Ah, ma io ci vado, a nuoto, ma io vado a Los Angeles. Dito che 6-7 anni attaccavo un cartello qua fuori, cercasi portiere, oi. Ma stai tranquillo perché questo è poco ma sicuro, eh. Io non lo faccio il portiere di Palazzo Palladini. Ah, no, meno male, alle volte è bene che i figli di razza, no? Una cosa è certa però. Io voglio diventare qualcuno, papà. Ma comunque sia non deluderò né voi né me stesso. Il mio posto non è qui. Io voglio arrivare lontano. Un ricordo importante, immagino. Io no, non è proprio di mio gusto, ma... Sì, Raffaele ci tiene molto a quella gondola. Io, se proprio lo vuoi sapere, la trovo tremenda. Dico, per favore, stai calmo, eh. Guarda, mi dà fastidio stare soltanto nella stanza dove sei tu. Anzi, fai una cosa, scordati che c'è un figlio, perché a me ti fa schifo, a me non male come te. Sì, perché nella mia vita non c'è stata sempre Ornella. Prima c'era mia moglie. Insieme eravamo imbattibili, magici. Eravamo la famiglia Giordano. Rita era morta. Ed io con lei. Oh, noi ti vogliamo bene qualsiasi cosa succede. Sii sempre che la nostra famiglia può superare tutto, eh? Io non riesco più a crederci. Io non ci credo più. Non mi importava più niente degli amici, del lavoro, di mio figlio. Non mi vuoi salutare, va bene. Almeno dimmi dove sei stato tutto il giorno. In giardino a potare gli oleandri. Se ti ho cercato anche lì e non c'eri. Diego, mi stai troppo addosso. Ti ho detto che non mi devi controllare. Io in casa mia voglio stare in grazia di Dio, intesi? Ok, ti accontento subito. Questo è il tuo lavoro, prendilo. Vuoi cavartela da solo? Per me va bene. Non ho più nessuna intenzione di stare dietro a chi non vuole essere aiutato. Allora, hai fatto tardi, ti stavo aspettando. Allora, ti è piaciuto il pranzo? Hai mangiato quasi tutto. Ora ci facciamo una bella doccia. Perché? Questa non è giustizia. Questa è vendetta. Ora sei un assassino. Sei come lui. Oggi voglio ricordarla così.
Lasciami spiegare. E cosa vuoi spiegare? Tu eri il mio migliore amico, io mi fidavo di te. Avresti dovuto avere più rispetto per mia madre. Io le volevo bene. Sei solo un porco schifoso. Mia madre non avresti dovuto toccare neanche con un dito! Mia madre ha letto con il mio migliore amico. Che squallore. È schifo. Quanto ho odiati tutti e due. Io ti capisco. Ah, mi capisci? Ti sei sentito tradito. Eravate le due persone di cui mi fidavo, le uniche due! Ma eri mio fratello, perché? Perché? Io non so com'è. Te lo dico io perché. Perché tu ti stavi divertendo un sacco con la bella signora Matura. Eri così innamorato che non ti sei mai preoccupato di sapere che fine avesse fatto. Mia madre è morta, capito? È morta! È per colpa tua! Che schifo di vita di merda. Sono stanco, Raffaele. Aspetta, ragioniamo. Per esempio, ci stanno tutte queste nuove leggi sulla giovane imprenditoria. Io mi sono informato per me e per Diego. Fanno i finanziamenti, vero? Secondo te cosa fanno? Fanno il finanziamento a un giovane imprenditore come me con i precedenti canali. I soldi non li portano più a casa. Potete cercare. Boschi, con tutta la tua lista di precedenti penali, è meglio che te ne stai tranquillo. Portatelo qui, forza. Va bene. Portatelo. Franco, ma che c'ho io? Il brevetto per le situazioni incasinate? Ed io, per amore di Gioconda, faccio tutto come se niente fosse successo. Stammi a sentire, bastardo. Franco, per favore. No, Luca. Voglio dire due parole a questo stronzo. Per questa volta ti è andato bene. Non esiste una punizione per quello che tu hai fatto a tua figlia. Ma io ti giuro che se la tocchi ancora, ti faccio a pezzi con le mie mani. Ti ammazzo. Angela, per me è molto importante. Io, ti giuro, non voglio farla soffrire mai più. Non... Bravo. Non le dimenticherai mai queste parole, Bruno. Sì, sì. Perché se ieri fai qualcosa, Bruno, io ti ammazzo. Sì, se non ero una donna ti faccio la mano sul serio. Allora, ti sei divertita con la mia moto, eh? Io non l'ho mai vista la tua moto. No, è questa che ci fa qui. E che ne so io? Lasciami! Io ti denuncio. Tu mi denunci? Sì. Denunciami. Chiamiamo la polizia. Ora ti porto con la polizia, sul serio. Ecco, in moto. Guidi tu o guido io? No. A piedi. Tanto è scarburata. Non è scarburata. Oh, sentiamo, cosa c'è? Il filo del gas era troppo teso. Bastava regolarlo. Quindi ha riparato il filo del gas da sola? No, ho chiamato i meccanici della Ferrari. Allora ci capisce di moto lui? Dove ha imparato? Ma non dovevamo andare dalla polizia. Ho l'interrogatorio, me lo fai direttamente tu. Senti, non mi provocare, capito? Se no dalla polizia ti ci mando sul serio. Tu, con quella faccia? Non mi sembri uno che c'è a cena con i poliziotti. È vero, principessa, è andata bene. Vattene a casa, va, prima che ci ripenso. Impossibile. Non ce l'ho la casa. E allora dove dovevi andartene con la mia motocicletta? Boh, lontano. Al Polo Nord. Ma mi tocca trovarmi un'altra moto. Sì. Trovane un'altra officina, per favore. Certo, sarà dura trovarne un'altra con la saracinesca di burro. È stato più difficile scassinare la casa di Barbie. Ci manca solo un cartello di benvenuto per i ladri. Te lo faccio. Oh, io mi chiamo Franco. Io Gio. Piacere. Gio, che significa? Giovanna, Gio. Gio come sono fatti i miei. Pattigliare e amicizia con la polizia. Sì, porta la soggiorata al signore mio. Ehi, collega, cosa si prova ad essere alla pari una volta tanto? Sbrigati, perché si squaglia. Ecco fatto. No, dico, non penserei che mangi quel gelato, vero? Perché? Cioccolato e vaniglia, come ha chiesto lei. Ma cose da pazzi, ci è appena caduto il suo fermaglio. E poi l'ha pure ripescato con le dita. Guardi che le mie mani sono pulitissime, i capelli li ho lavati stamattina. Ma mi faccia il piacere, queste cose non si vedono neanche in un souk. Ehi,
E che ne so, un matto. Si è stranito per una cavolata che se te la racconto nemmeno ci credi. Fortuna, noi abbiamo qualche cosa. Il conto in Svizzera. Pensa che è stata un'idea di Sonia. Almeno qualcosa di cui essere legato. Avvocato Palladini, sono stagente ma deve seguirci. Che cosa? Non possiamo rilasciarla. Dobbiamo condurla in carcere. Io questo gioco non mi diverte per niente. Ti lascio in pace e fatti i fatti tuoi. Che ti sei arrabbiato, avvocato? E fai male, perché se mi arrabbio io tu finisci di campare, capito? E stammi a sentire quando parlo. Ma sei impazzito? Tu qua dentro non sei nessuno e devi fare quello che ti dico io, hai capito? E se intanto lo prendo io così ci organizziamo per l'estesenza. E se non fossi d'accordo? Tu sei d'accordo. Anzi, a proposito, la cella la pulisci tu. Piatti, bicchieri, i cessi pure. Mi raccomando, fate belle pulite perché ci tenga leggeri. Che cosa metti a guardare? Tranquillo, non facilitare. Niente, mica gli vogliamo fare niente, no? No, mi domandavo qui se l'avvocato aveva bisogno di qualcosa, che ne so, un bagno di schiuma, uno shampoo profumato. Come se che lì per lasciarmi in pace. Tranquillo! Posso mangiare una rete, la devo mettere, eh? Ma non me lo sogno nemmeno, eh? Improvvisamente una tranquilla casalinga di mezza età decide senza motivazione di accoppare il marito con un coltello da cucina. Io non capisco che cosa scatta nella mente per fare una cosa del genere. Beh, i motivi per uccidere possono essere tanti, sì, ne sono vendetta, gelosia, rabbia. Io ho deciso di non denunciarti, a patto che tu ti impegni a seguire delle regole precise. Tanto per cominciare devi smettere di bere. Per te, ma soprattutto per il bene di Rossella. Certo, saresti l'uomo ideale per me. Peccato che sei gay. Anche tu saresti la persona perfetta per me. Peccato che sei una donna. Michele, finalmente! Guido me l'ha detto che saresti venuto qui. Quanto entusiasmo, che è successo? No, niente di grave, almeno per me. Sai che volevo parlarti di Silvia. Sai, è venuta a mangiare a casa dei miei. Sono entusiasti di lei. Bene, siamo già alle presentazioni ufficiali, complimenti. Beh, mi sembra il minimo visto che stiamo per sposarci. Cosa? Cioè, tu sposi Silvia, la mia Silvia? Ma visto che stiamo diventando verde moglie, io direi la mia Silvia. Michele, fatene una ragione se ci riesci, eh? Visto che ci sei, stalle pure meno appiccicato. Meno appiccicato? Ma tu guarda. E comunque Silvia è grande abbastanza per decidere chi le può stare appiccicato e chi no. D'ora in poi quello che fa Silvia lo decido io. Stalle alla larga. Ma stalle alla larga tutte, fisce! Ma stalle alla larga tutte, fisce! Così, eh? Ma questa è la voce di Michele. Mi sembra di sì. Una storia importante, quello che sei tu. Insomma, questo è un aeroporto, non è il Teatro Ariston di Sanremo. Chi dica di smetterla? Fermati un istante, Silvia, io sono un cretino perché non avevo capito niente. Non avevo capito che non posso stare senza di te, senza scherzare con te, senza vederti piangere ogni volta che, mentre guardi via col vento, vedi Rhett Butler che dice, francamente me ne infischio. Sì, glielo vedi, l'ho imparato anch'io certe cose. E anche Luciano è una persona straordinaria. Silvia, ti prego, non partire. Perlomeno non prima di avermi consentito di vederti un'altra volta. Per dirti soltanto che... Michele! Silvia.
sono incinta. Silvia, fammi capire, per favore. Aspetta un bambino. Sei proprio sicura? Ho fatto il test. Non c'è un margine di errore, no. Io pensavo che tu stessi attenta, che calcolassi i giorni. Evidentemente non è bastato. Il bambino c'è. E no, Silvia, adesso mi dico la verità. Questo bambino non è stato un incidente, vero? Cosa? Tu questo bambino lo volevi? Come puoi pensare a una cosa simile? Hai fatto tutto questo per incastrarti. Come puoi pensare a una cosa simile? La dottoressa ha detto che sono incinta di oltre 4 mesi. Tu ti ricordi da quanto tempo io sto con Michele? Te lo ricordi? E che sarà stato circa 3 mesi fa, quindi... Già. Oddio Gesù, che stai dicendo? Vuol dire che prima di allora tu e Michele non avete... Cioè, non è successo niente. Niente. Io non so che cosa fare. Michele non è il padre di mio figlio. Mi fidavo di te. Mi fidavo della donna che amavo. Ah, venite, venite, accomodatevi, non ve la potete perdere questa scena. Eccola qua, la signora Saviani, la presunta madre di mio figlio. Una delle donne più bugiarde che abbia mai conosciuto nella mia vita. Basta! Io non ce la faccio più. Non ce la faccio più. Il marito della signora Graziani? Sono io. Ah, bene, tutto bene, sua moglie è fuori pericolo. Oh, Dio, si è lodato, e come sta adesso? Ha ripreso conoscenza mentre la preparavamo per la risonanza magnetica. E quindi non è stato necessario fargliela. Naturalmente però rimane sotto osservazione. Certo. Senta, il bambino è salvo? Del bambino purtroppo non si sa ancora nulla. O comunque stanno per fare un'ecografia. Sì, ma si capirà subito se è riportato da danni. Ma sì, certo, sì. Sua moglie è spaventata. È un momento molto delicato per lei. Forse dovrebbe starle vicino durante delle ecografie. Ah! Allora non era vero, è vero, non è un incubo. Ma tu non mi toccare i piedi che sei gelato. Ma chi ti sta toccando, Giulia? Ma finisci di farmi il solletico? Che c'è, le allucinazioni, Giulia? Ah! Oddio! Oddio! Mamma del Carmine! Ma cosa è quella morte che ancora no? Che morte da me? Mi vuoi vedere morto? Renato, sei un vigliacco! Ma quale vigliacco? Che per chi vedi? Svegliare la Jones! No? Alla ne... Ma guardate che delinquente, guardate! Lasciamo perdere, su! Tu? Non avevi paura? Io non mi metto paura di nessuno. Non ci posso credere. Guarda. Guarda tu stesso, guarda. 140. Ma tu vuoi dire che il quoziente di intelligenza di Mica è 140? Perché mi guardate in quel modo? Ho fatto qualcosa di male. No, è che noi tenevamo in casa un piccolo genio, non ce ne siamo accorti. Mio figlio. Ma che farò? Vieni qua! Ma che c'hai? Ho fatto un sogno bruttissimo. Che sarà mai? E chissà che mi credevo. Che hai sognato, l'istituto? No, eravamo tutti quanti, io, mamma, papà, mio fratello. Eravamo di notte. Quel motoscafo si è fermato, quell'uomo prese mio fratello. Tempo fa è venuta nel mio centro una donna. Aveva dei problemi con il marito. Stava molto male. Una vita infelice, accanto ad un uomo freddo, egoista. E alle volte violento. Abbiamo parlato molto, abbiamo avuto molti incontri. E quando l'ho rincontrata tempo dopo, sembrava un'altra, era come rinata. Mi ringraziò e mi disse che se aveva trovato il coraggio di lasciare il marito era anche grazie ai miei consigli. Esca subito di qui. Io non devo certo rendere conto a lei della mia vita privata. Potrei risponderle nello stesso modo, perché è per questo che mi vuole togliere Nicole, vero? Lei sta cercando di vendicarsi. Le proibisco di parlare ancora di mia moglie. Ho deciso di tenere la macchina. Al diavolo tutti. Scusami, lo so, sono un impulsivo. Beh, anche io. Beh, a questo punto potresti darci un passaggio. Se vi fidate. Certo. E Casey, che cosa sono? Ah, sono mie. E di quale macchina?
Un regalo di Alberto. Gli ho fatto un piacere e ha voluto ricambiare a tutti i costi. Un piacere? E che tipo di piacere puoi aver mai fatto ad Alberto per avere regalo una macchina? Angela, ma non mi dire che quella Spider è parcheggiata qua sotto. Ma quella vale decine di milioni. Ma insomma, tu ti rendi conto? Stai perdendo completamente la testa. Conosco Alberto da troppo tempo per non sapere cosa hai in mente. Sì, ma a quanto pare quel tempo è finito. Mi scusi, ma lei è quella famosa attrice... No, lei è molto più bella di quella famosa attrice. Ma la smetti di prendermi in giro? Ah, tu credi che io stia scherzando? Vorrei avere il privilegio di continuare a guardare quegli occhi per il resto della serata. Andiamocene insieme. Conosco un posticino a Mare Chiaro che è straordinario. Lo sai, non c'è bisogno di chiederlo, mi fa piacere stare con te. Perfetto, chiamo subito e prenoto due posti. No, sei stato carinissimo. È che a casa non stiamo attraversando un buon periodo e quindi preferisco tornare. Sai, Alberto, non so quante volte te l'ho detto, ma ogni volta che ti vedo, l'unica cosa che mi viene in mente è che mi fai schifo. Senti, chi ha parlato? Il campione mondiale di santità. Ma tu davvero pensi di essere migliore di me? Sai, non ci vuole molto. Vedi, tu non immagini neanche lontanamente quanto io ti possa disprezzare. Ma così mi spezzi il cuore. Saresti capace di fare qualsiasi cosa per raggiungere i tuoi obiettivi. Ma io non te lo permetterò con Angela. Stai lontano da lei, se no t'ammazzo. Franco, tu non mi fai paura. Tu già una volta ci hai provato a farmi fuori e non ci sei riuscito. Comunque Angela è abbastanza grande per badare a se stessa. Tu non provare a toccarla. Non ci provare. Mi dobbiamo fare brillare sempre così. Sempre. Dopo essersi abbassata a stare con uno come te, Angela mi vedrebbe comunque come l'uomo migliore al mondo. Uno che crede che si può comprare tutto con i soldi. Come se questo bastasse ad essere ricambiato. Perché puoi sempre cercare qualcuno del tuo livello. Non è difficile. Il mondo è pieno di falliti. Tavola è pronto. Piccolo, ho fatto quello che ti piace, gli gnocchi alla sorrentina. Teresa, la tavola è apparecchiata male. Mi scusi, avvocato, ma io credo che sia tutto a posto. Manca un piatto. Il suo, Teresa. Perché oggi pranziamo tutti quanti insieme. È un giorno molto speciale. Ci siete voi? Perciò non mi sembra il caso che io me ne vada adesso. Tu qui sei importante, ma non credo che sia giusto che tu debba rinunciare alla tua felicità per lui. Sarei un egoista se ti dicessi di non andare quando il tuo desiderio è un altro. E che non lo so neanche io quello che desidero. Teresa, la vita è fatta di scelta e anche di rinuncia. E di tempo che passa nelle attese. Chissà quando l'avrò più un'altra occasione. Un figlio è la cosa più importante in una vita. Tu hai avuto una seconda possibilità. Una seconda possibilità? Io non ho avuto una seconda possibilità, come dici tu. Io ho passato 20 anni di menzogne nascondendomi. E adesso sono stanca. Non ce la faccio più. Io non ho avuto un altro uomo, Salvatore. Io non ho avuto un'altra vita. Solo te. Silvia, che stai dicendo? Io? Silvia è tua figlia, Salvatore. Cosa è sicura? Se io stavo insieme a qualcuno, per esempio con Filippo, non avrei mai potuto fare quello che stai facendo tu. Pensa che quando mi sono lasciata con lui ero sicura, ma proprio sicura, che non avrei mai potuto più fare l'amore con nessun altro. Questo è un tuo modo di essere, lo rispetto, anche se è chiaramente il frutto di condizionamenti sociali. In che senso, scusa? Nel senso che la fedeltà in natura non esiste. Questo lo dici tu. Per esempio, l'altra volta in televisione ho visto un documentario sui pinguini. Sì, vabbè, lascia perdere i pinguini.
Per l'uomo è normale desiderare più donne. È una conseguenza inevitabile dell'istinto di riproduzione. Quindi se Viola andasse con un altro, per te non ci sarebbero problemi? Beh no, in questo caso la faccenda è un po' diversa. Ti pareva? No, no, aspetta. Perché Viola non è come me. Per lei sesso e amore sono la stessa cosa. E quindi se andasse con un altro vorrebbe dire che ne è innamorata. A quel punto ci sarebbe il tradimento. E questo non va bene. Certo che sei proprio una canaglia tu. Perché? Cosa c'è che non quadra nel mio ragionamento? Cosa c'è che non quadra? Come ti rigiri tu le cose, non se le rigira nessuno. E gli è servito. Ho un appuntamento molto importante. Perché io nella vita... Merda! Ah, quindi porta bene. Io mi sono comportato in modo... Quindi... Arrivederci, dottor. Dottor, ma che... Solo chiederti scusa. Ma che da ridere, grazie. No. Però. Questo buco... Ciao, Renato. Rifaccio.